Ciao a tutti, io stasera vi voglio parlare di Design Sprint, che cos'è, come funziona e quali sono le sue funzionalità. È Ciao Andrea. sarà un talk introduttivo al metodo di Design Sprint, e anche perché appunto successivamente avremo delle novità di cui parleremo poi nel finale di questo talk. Design Sprint nasce in Google Venture, da Jake Knapp, che è uno dei fondatori di Design Sprint, uno dei creatori, che ha scritto anche un libro di cui vedete la copertina qui in questa seconda slide. Praticamente questa è la Bibbia del Design Sprint. Design Sprint è una delle metodologie più in voga in questo momento, che permette appunto in 4 giorni da andare dall'idea al prototipo. È stata appunto, come dicevo, stata sviluppata da Jake Knapp, e qui potete vedere, se siete interessati ad acquistare il suo libro, qui c'è l'immagine della copertina del suo libro. Che cos'è esattamente Design Sprint? Design Sprint è un processo di 4 giorni per validare qualsiasi idea molto velocemente, creando un prototipo che permette di essere testato con utenti reali. Durante il Design Sprint partecipano praticamente tutte le funzioni aziendali, quindi abbiamo sia il CEO, sia le persone, sia i venditori, sia chi si occupa di marketing, chi si occupa di design. E tutto questo avviene appunto unendo tutte queste funzionalità, tutte queste, scusatemi, funzioni dell'azienda in 4 giorni. Perché il design sprint funzioni in maniera efficiente, è necessario che siano presenti tra le 4 e le 7 persone. Come dicevo prima, arrivano da un po' da tutte le parti dell'azienda, vengono prese da differenti dipartimenti dell'azienda. Quindi avremo, sì, come dicevo prima, i manager piuttosto che gli sviluppatori software, piuttosto che chi si occupa di comunicazione e di marketing. All'interno di questo gruppo di persone che viene scelto per fare il design sprint, una persona viene incaricata di fare il facilitatore del design sprint, e un'altra viene dato l'incarico di fare il decider. Il decider è il decisore, quello che prende le decisioni nei momenti critici del design sprint. Il designer è la persona che ha la maggiore autorità riguardo al topic, riguardo all'argomento su cui si sta facendo il design sprint. Può essere anche l'owner del prodotto o del servizio. Quello di cui andremo a parlare noi è il Design Sprint 2.0. Sul libro voi troverete il Design Sprint in 5 giorni, ed è la versione originale, quella creata da Jake Knapp all'interno di Google Venture. Successivamente Jake Knapp ha fatto una partnership con un'azienda, un'agenzia di comunicazione e di design berlinese, che si chiama AJ Smart. E con AJ Smart ha fatto questa partnership, e partendo dalla release 1.0 hanno ottimizzato i tempi, per cui, come potete vedere, in questa seconda release, in questa versione 2.0, il design sprint viene fatto in 4 giorni. Come potete vedere, i primi 2 giorni partecipano solitamente tutte le figure importanti dell'azienda, mentre nei giorni 2 giorni successivi, giovedì e venerdì, possono partecipare solo in parte i manager. Adesso andremo a vedere le varie fasi in cui si sviluppa il design sprint in questa seconda versione. Dunque, come vi dicevo, è una versione aggiornata del framework di design sprint. E praticamente sono state fuse gli esercizi che vengono fatti nel giorno 1 e nel giorno 2, tutti nel giorno 1, e questo appunto permette di risparmiare tempo e avere il tutto svolto in 4 giorni invece che in 5, quindi ottimizzare i tempi. Il primo giorno, come potete vedere, ci sono una serie di operazioni sulla sinistra: Expert Interview più HMW, Map, Long Term Goal, e dall'altra parte una serie di soluzioni che vengono proposte, per cui Lightning Demos, Four-Pass Sketching, ci sono Note Taking, Doodling, Crazy Eights e Concept. Sono tutta una serie di esercizi che servono all'interno del Design Sprint per raggiungere determinati risultati.
Il design sprint parte con le interviste agli esperti, dove gli esperti sono le persone che vengono interpellate, che sono esperte del prodotto dal punto di, dal punto di vista del cliente. E questo appunto permette, fa sì che differiscono parecchio, sono differenti gli esperti e dal punto di vista del cliente e dagli obiettivi del design sprint. I partecipanti hanno una serie di si interfacciano scusate i partecipanti sono aperti al dialogo, alla sfida che il cliente sottopone. E durante queste interviste i partecipanti scrivono quello che viene in gergo viene chiamato how might we, sono delle frasi, dei concetti che vengono riproposti. How might we è una metodologia che arriva dal design thinking e che vengono scritte sui post-it. Quasi tutto il processo viene sviluppato con post-it. E ci sono appunto alla fine di questa prima fase c'è una votazione in cui vengono i migliori suggerimenti, i migliori statement vengono scelti. Quando il miglior statement, la miglior proposta è stata scelta, viene definito un specifico scopo per quanto riguarda il design sprint. Il secondo esercizio si chiama Map Exercise e l'esercizio consiste nel trovare l'area di target del design sprint e non è, in questo caso non è necessario che sia una cosa perfetta. Il terzo esercizio che avete visto nella slide che vi ho fatto vedere prima si chiama Lightning Demos Exercise e sono delle sessioni molto rapide di ricerca sul challenge che si è sottoposto. Questo cosa vuol dire? Sono delle sessioni in cui si prende ispirazione per trovare possibili soluzioni e le possibili soluzioni possono essere prese ovunque, non sono specifiche all'industria del challenge, per cui in questa fase il brainstorming è il più ampio possibile. L'ultimo esercizio che viene svolto il lunedì è lo sketching, che poi viene ripreso anche il martedì. In questo caso lo sketching non viene fatto in maniera elettronica, ma viene fatto utilizzando proprio la vecchia maniera, quindi carta e penna, carta e matita, tanto per intenderci. Il secondo giorno abbiamo una serie di votazioni, una serie di opzioni di operazioni da effettuare, che sono heat map vote, solution presentation, straw poll vote, decider vote. E dall'altra parte appunto abbiamo lo storyboard, che comprende lo user test flow e lo storyboarding. Il secondo giorno del design sprint è tutto dedicato alle decisioni per quanto riguarda il prototipo. Nel libro questo avviene nel terzo giorno, ma come vi ho detto prima è stato compresso, per cui avviene nel secondo giorno. Le decisioni finali che riguardano le decisioni prese sono influenzate possono essere influenzate dalle opinioni di tutti i partecipanti e in questo caso è il decider che è incoraggiato sia dagli esercizi che dal facilitatore a prendere in considerazione le varie idee che vengono fuori durante lo sprint. Come vi dicevo, appunto, è il decider che prende le decisioni, a volte è il decider che deve prendere delle decisioni per quanto riguarda determinati conflitti o determinate decisioni che vanno prese, essendo l'owner del prodotto, è lui che decide. Lo step successivo è la heat map exercise, l'esercizio di heat map, durante il quale le persone votano i più interessanti sketch che sono stati preparati durante il giorno precedente. Le votazioni avvengono tramite il dot voting.
Se non lo sapete, dot voting sono dei pallini adesivi di diverso colore che vengono dati ai partecipanti e a seconda dell'esercizio ne vengono dati dai 3 ai 7, poi si possono votare le differenti idee in maniera tale da creare appunto una scelta principale per quanto riguarda le soluzioni da valutare. Lo user test flow è un passo intermedio che permette appunto di iniziare a concepire il prototipo. Aiuta il team ad allinearsi sulla sequenza degli eventi per quanto riguarda i test degli utenti, che cosa avviene prima, che cosa c'è, che cosa avviene dopo, e alla fine appunto il team crea una masterline. Utilizzando i passi principali e escludendo quelli che sono eccessivi, quindi facendo una clusterizzazione di quelle che sono le scelte principali. Come dicevo, utilizzando la masterline, il team inizia a creare uno storyboard. Lo storyboard disegna in ogni dettaglio la user journey della solution, quindi l'esatta copia dei messaggi, dei testi, il colore, le posizioni, gli elementi. Lo storyboard serve appunto come base per creare un prototipo che andrà utilizzato nel terzo giorno e lo scopo è quello di non lasciare nulla di aperto, di aperto per quanto riguarda la prototipizzazione. Il terzo giorno riguarda il giorno della prototipizzazione e lo scopo è quello di, come dicevo prima, di far sì che il prototipo sia il più fedele possibile a quello che andrà a testare, a quello che andranno a testare gli utenti e che si avvicini il più possibile al prodotto reale. Il prototipo generalmente, la giornata che riguarda la prototipizzazione è molto intensa e permette, solitamente è utile avere dei designer all'interno del team in maniera tale che possano subito fare prototipizzazione, possano aiutare gli altri a creare prototipi. Qui fa appunto un esempio che ho messo è che una persona si occupa non so, di cercare le icone che riguardano la prototipizzazione, un'altra ordina il cibo per i prototyper, così nessuno viene distratto dai propri obiettivi all'interno dello sprint. Durante questo giorno i partecipanti si fanno dei check-in con il cliente per tenerlo ovviamente al corrente, anche perché nel terzo e quarto giorno ovviamente. Come vi dicevo prima, il cliente, il manager non po possono anche non partecipare. Alla fine della giornata ci si ferma al prototipo che si è raggiunto e si prosegue appunto con la quarta giornata che è lo user testing. Per quanto riguarda la quarta giornata, lo user testing, solitamente i tester vengono scelti può essere tramite Facebook Ads oppure tramite il proprio network personale. Ogni persona che mostra interesse a partecipare viene sentita, viene valutata per essere sicuri che sia un candidato giusto per poter partecipare allo user testing e tutti i partecipanti solitamente vengono ringraziati con dei voucher Amazon per la loro partecipazione. Quello che viene consigliato è di schedulare 5 tester più uno extra in caso uno di backup, in caso appunto qualcuno decida di non partecipare all'ultimo momento. È scientificamente provato che dopo 3 test con un prodotto si iniziano ad avere risposte simili, per cui dopo aver intervistato 5 utenti praticamente si inizia ad avere un'idea chiara di quali sono di cosa sta andando bene, quali sono le ipotesi che che non sono corrette. Le domande durante questa fase, le domande di intervista, sono basate
sono domande aperte e fanno sì che gli intervistati parlino e diano le loro opinioni a chi sta facendo i test. In pratica il design sprint termina con questa fase. Successivamente al design sprint, solitamente essendo 4 giorni piuttosto intensi, si viene fornisce tanti concetti, tante nuove opzioni, tante nuove idee. E può succedere appunto di trovare un product solution fit per il proprio prodotto piuttosto che avere alla fine dello sprint una validazione per quanto riguarda gli utenti, per quanto riguarda il prodotto dell'utente. Può esserci ovviamente in caso opposto alcune ipotesi che non sono corrette e quindi di conseguenza alcuni cambiamenti che consigliano di andare in un'altra direzione. Questo succede, quello che viene suggerito è di fare un iteration sprint, ovvero uno sprint successivo che aiuta a capire proprio l'iteration, quindi gli insights, a validarli e sempre con utenti reali a preparare il team successivamente per la produzione digitale, quindi del prodotto che si sta andando a studiare, a sviluppare. E questo è una slide che spiega la seconda settimana che riguarda l'iteration sprint. Come potete vedere, lunedì abbiamo un recap del feedback della settimana precedente, la definizione delle tre sfide principali, una produzione di massa delle soluzioni e poi successivamente appunto design e build prototype, reclutamento degli utenti, design e build prototype, lo schedule degli utenti reclutati che decidono di fare i test e poi appunto giovedì, come l'altra volta, il test del prototipo con 5 utenti reali e appunto poi l'utilizzo del feedback per testare e creare step successivi. Questi sono praticamente il design sprint raccontato, un overview del design sprint. Naturalmente questa è una chiacchiera, è un'introduzione. Sarebbe stato più interessante poterlo vedere ovviamente dal vivo, anzi dava probabilmente maggiori stimoli, però apro una parentesi con quello che abbiamo deciso di organizzare insieme ad Angelo, insieme a Michael, pardon, è questo workshop che faremo il 18 di aprile. È il Lightning Decision Jam, è una parte del design sprint, è uno strumento che è perfetto da utilizzare quando è necessario riunire un gruppo di persone e prendere decisioni rapide senza perdere tempo. E si basa appunto sui principi del design sprint, che sono lavorare insieme, per cui si lavora sullo stesso tavolo ma singolarmente, gli oggetti tangibili sono meglio della discussione, iniziare è più importante che avere ragione e non fare affidamento sulla creatività. Questo è un workshop che faremo il 18 di aprile, si lavorerà con i post-it, dato che il 18 di aprile non sappiamo ancora se sarà finito il periodo di quarantena o meno, anzi è molto probabile che saremo ancora tutti in quarantena, stiamo studiando una soluzione per poterlo fare online. Per fare un workshop di questo tipo online ci si appoggia a delle dashboard virtuali, in questo caso probabilmente utilizzeremo Mural. Ma potremmo anche decidere di utilizzare dei concorrenti di Mural, un altro è Miro, non so se qualcuno di voi li ha utilizzati o ha avuto occasione, sono degli strumenti molto potenti che appunto permettono di condividere lo schermo e di lavorare, quindi lavorare si creano dei post-it virtuali su cui è possibile scrivere i concetti, poi votarli, per cui fare proprio un vero e proprio workshop tutti insieme. Una seconda cosa di cui vi voglio parlare è il vero e proprio quello che noi come sprint proponiamo, che è il Design Sprint Bootcamp, ed è un bootcamp di 2 giorni in cui facciamo
vedere praticamente in funzione la metodologia Design Sprint. Quindi sono 2 giorni in cui passo passo vediamo quello che succede durante tutta la metodologia, durante i 4 giorni. Questo lo faremo sabato e la domenica 17 maggio a Milano. Anche qui ovviamente per il momento è una data che abbiamo deciso e speriamo di essere fuori dalla quarantena. Nel caso non fosse possibile, ci sarà uno slittamento a giugno. Un'ultima cosa di cui vi voglio parlare, se siete interessati a impratichirvi con il Design Sprint, è questo che io ho fatto l'anno scorso, si chiama Global Virtual Design Sprint ed è tutto online. Praticamente sono i facilitatori sia di AJ Smart che di altre società che si sono riuniti e lanciano delle challenge in cui praticamente per un mese si lavora su specifiche challenge utilizzando il Design Sprint. Questo permette di lavorare insieme a facilitatori, designer, ricercatori, sviluppatori e advisor. È molto utile e interessante perché permette appunto di entrare in contatto con professionisti che si occupano a vari livelli, che si occupano di Design Sprint e acquisire competenze e impratichirsi con il Design Sprint. Io l'ho fatto l'anno scorso, è impegnativo perché si viene praticamente almeno un paio di ore al giorno bisogna dedicarle a questo progetto. È a pagamento, però si ha la possibilità, appunto, come dicevo prima, di entrare in contatto con professionisti che hanno delle competenze veramente elevate per quanto riguarda il Design Sprint, con cui poi si può restare in contatto e chiedere suggerimenti, trucchi e via dicendo per quanto riguarda appunto eventuali problematiche che si possono generare durante un design sprint. Un'altra cosa, se siete interessati a acquisire acquisire competenze e quello che vi consiglio è di cercare su medium.com Design Sprint ed è proprio una miniera di informazioni. Ci sono tutta una serie appunto sia di facilitatori che di esperti che parlano appunto delle loro esperienze per quanto riguarda il Design Sprint e oltre a questo ci sono anche tutta una serie di quelli che vengono chiamati quick and dirty, sono dei Design Sprint non completi, cioè hanno modificato alcune parti del Design Sprint per cui c'è chi ha fatto il Design Sprint in 4 ore. Chi ha fatto in 1 ora e mezza, chi appunto ha sviluppato un brand sprint partendo dal design sprint, chi ha creato talent sprint partendo dal design sprint. Per cui diciamo degli hack, tanto per intenderci, dei trucchi che permettono appunto però che possono essere interessanti nel momento in cui uno vuol far vedere velocemente le potenzialità di un design sprint. Io ho finito la mia presentazione, qui ci sono tutti i miei contatti, potete tranquillamente, adesso sono disponibile se avete delle domande da farmi, spero di essere stato il più chiaro possibile nel farvi questa presentazione. Direi che smetto la condivisione in maniera tale che possiamo tornare a... Sì, guarda, se i partecipanti hanno delle domande, direi che te le possono porre o a voce o scrivendole nella chat comune, in modo tale che tu puoi rispondere, diciamo, in diretta, ecco. Quindi non siate Sì. timidi e fategliele. No, è il sito che dicevo, mural, è mural.co, e l'altro sono 2 dashboard online, e miro.com, sono le due. Esatto, quello come ha scritto Marco Bonfigli, Design Sprint, puoi trovare tutte le informazioni in merito al Design Sprint, a quello che riguarda Design Sprint. Ce n'è proprio da sbizzarrirsi. Comunque le slide le condivido senza problemi, per cui se volete poi le invio. Ok, allora.
Allora, per quanto a Giampaolo Masciari, per quanto riguarda gli hack, si trovano su Medium. Il design sprint ha delle applicazioni al di fuori del software, ad esempio il design stilistico, i prodotti industriali o personali. Direi che è abbastanza particolare come domanda. Basandomi sulla mia esperienza, direi di no, non per il design stilistico e prodotti industriali. Anche se non escludo che magari qualcuno ci stia provando a farlo, ecco. Bisognerebbe, potrei informarmi e vedere se all'interno della community di Design Sprint qualcuno ha iniziato a pensarci. So che il prossimo Global Virtual Design Sprint sarà interamente dedicato al coronavirus, per cui saranno 4 settimane in cui chi partecipa faranno un Lightning Decision Jam iniziale in cui definire i challenge, le sfide su cui lavorare, e poi ci si divide in team e si lavora su differenti sfide che portano a delle possibili soluzioni. L'ultima volta c'erano partecipanti 70 facilitatori, non male direi come persone. Sempre nella tua esperienza personale, il numero di persone massimo da coinvolgere? Beh, come ho detto prima, il numero ideale è 7 persone. Nulla vieta di averne di più. Solitamente un facilitatore riesce a gestire una 20 di persone. Giovanni Bettinazzi chiede: il libro è molto fitto di attività, sono 5 giorni molto intensi con tanti attori in gioco, nella tua esperienza è fattibile seguire le indicazioni del libro alla lettera? Sì, è fattibile seguire le indicazioni del libro alla lettera, se hai a disposizione 5 giorni, il libro è molto dettagliato, per cui puoi seguire tranquillamente. Beh, in questo caso io vi ho fatto vedere la release 2.0, per cui sono 4 giorni. I passi più difficili, è una bella domanda. Non è, senz'altro non è una metodologia semplice, anche se è stata semplificata il più possibile utilizzando degli oggetti, degli strumenti comuni come sono i post-it. Ha senz'altro un suo impegno, ecco. Il decisore no, non lo vedo come un avversario, è un esperto che aiuta, che prende le decisioni, è un esperto del challenge che ci stiamo ponendo, per cui è quello che decide, ecco, non lo vedo come un avversario. Come inserisce il design sprint nel processo di sviluppo software basato su Scrum con sprint da 2 settimane? Prima di ogni sprint di sviluppo è necessario fare uno sprint di design? Io adesso non sono un esperto di Scrum, non ho esperienza diretta per quanto riguarda Scrum. Prima di ogni sprint è necessario fare uno sprint di design? Dovrei un attimo parlarne con un esperto di Scrum. Purtroppo non ti so dare una risposta precisa per quanto riguarda la tua domanda. Oltre al dot voting ci sono altre metodologie per dare priorità? No, solitamente è il dot voting e poi il decisore che prende nel caso la decisione finale. Le potete trovare su Global, devi cercare, allora Marta, devi, si chiama Global Virtual Design Sprint, comunque nelle slide che vi mando c'è segnato proprio, se non mi ricordo male, mi ricordo se è gvds.sprint.com. Aspetta, vediamo se riesco a riprendere un attimo la slide. No, non riesco in questo momento. Anzi, adesso ho incartato tutto. No, non riesco. Comunque c'è scritto: trovi tutto nella slide.
nella slide. Ci sono casi in cui il prototipo dell'app è così complesso che durante lo sprint si deve necessariamente scegliere solo un flusso? Sì, può succedere, può capitare, Fabio, può capitare, per cui può essere possibile scegliere un flusso, solo un flusso da testare, certo. Dunque, prima di questo metodo ne utilizzavate altri per gli stessi obiettivi? Se sì, cosa vi ha fatto passare a questo? Ma guarda, di metodi, c'era design thinking, da cui deriva il design sprint. Abbiamo utilizzato in passato Lean Startup, che è validazione dell'idea. Direi, però, design sprint è senz'altro il metodo più utilizzato in questo momento. Ed è, direi, uno delle metodologie più trending in questo momento, per cui ecco, è stato quasi obbligatorio passare a questo. Ecco. Ok, adesso vediamo se... Ah, ok, c'è un'altra domanda di Michael. Se non si parla di prodotto ma di team, si può applicare anche ai modelli organizzativi? Cioè, che cosa vorresti fare di preciso? Scusa, prendo la parola perché faccio prima a spiegarlo che a scriverlo. No, siccome se ho capito bene, con questa metodologia tu puoi risolvere non solo i problemi relativi al prodotto, a una tecnologia dove comunque hai dei dati, ma anche di più ampio respiro. Mm-hmm. Stavo chiedendo se con questo design sprint potresti ridisegnare, ad esempio, i modi in cui una squadra comunica, oppure... All'interno del design sprint c'è appunto quello che andremo a vedere, il Lightning Decision Jam, che è un esercizio che ti permette di prendere delle decisioni immediate senza perdere tempo in discussioni. Per cui questo senz'altro può essere utile. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, sì, parzialmente, ma sì. Ci sono stati casi in cui lo sprint non porta a un risultato soddisfacente? Sì, è possibile che non si arrivi a un risultato soddisfacente. Non è oro colato, ecco, non è la soluzione a tutto, ecco, per intenderci. Quante volte hai fatto da facilitatore? Ci puoi fare un esempio pratico? Un esempio pratico di cosa? Ho fatto insieme al mio socio, abbiamo fatto da facilitatori sia per workshop B2C, quindi aperti, tanto per intenderci, per cui può partecipare sia lo startupper, sia un wannabe startupper, sia un libero professionista che vuole acquisire nuove competenze, sia un team che magari vuole sviluppare un prodotto e quindi vuole acquisire competenze sul prodotto. L'abbiamo fatto anche per aziende, l'abbiamo fatto anche in aziende B2B, l'abbiamo fatto per alcune banche e per una grossa azienda della GDO. Esempio pratico, guarda, siamo in trattativa per un'azienda che vuole creare un marketplace, vuole sviluppare un marketplace, e quindi andremo a fare circa 8 giornate di consulenza presso di loro con un'analisi prima dello sprint, lo sprint e un iteration sprint. In questo momento però non posso dirti ovviamente il nome, anche perché siamo ancora in discussione, in trattativa. Come avvengono i check con il... aiuto. Come avvengono i check con il cliente nel terzo e quarto giorno? Dunque, nel terzo e quarto giorno quello che viene mostrato è quello che fino a quel momento si è sviluppato solitamente. Come si inserisce il design sprint nel processo di sviluppo software basato su Scrum con sprint da 2 settimane? Io adesso, come dicevo prima, non sono un esperto di Scrum, non ho le conoscenze adeguate per dirvi come si inserisce il design sprint all'interno di Scrum.
Ok, cavolo, quante domande che ti hanno fatto? A questo punto dobbiamo assolutamente fare un Ask Anything con te, Andrea, perché insomma, ormai le capire... domande sono arrivate. Daniela, scusami, rispetto a questa domanda direi di no, che il design sprint è un evento eccezionale rispetto alla regolarità degli sprint Scrum. Si potrebbe fare la partenza di una release nuova quando si vuole ristrutturare o strutturare un nuovo backlog di prodotto. Sì, direi di sì. Dunque, Riccardo Sacco, una volta finito lo sprint, come si prepara il documento riassuntivo da mostrare a tutti i membri del team che non hanno partecipato allo sprint? Dunque, allora, se utilizzi Mural, puoi fare un report in PDF, per cui non è un software specifico, in questo caso è appunto Mural, era una cosa privata, quello di prima era una cosa privata, non avevo visto, era un suggerimento privato che mi diceva Daniela, pardon. Sì, no, stavo dicendo, solitamente con Mural puoi ottenere un PDF, per cui puoi presentare PDF con step by step quello che è stato fatto durante lo sprint da mostrare a chi non ha partecipato allo sprint. Il software specifico in questo caso appunto è Mural. Nel caso in cui fosse un design sprint da remoto, allora in questo caso si utilizza Mural e Zoom, e allora con Zoom è possibile fare una registrazione di tutto il design sprint, anche se penso che venga fuori un file molto voluminoso, però viene fuori uno streaming molto voluminoso, però nulla vieta di farlo, ecco. Ok. Andrea, io non so come ringraziarti per la tua disponibilità. Spero di essere stato chiaro. Se avete altre domande, altre curiosità a cui posso rispondere, io adesso appena finiamo qua vi mando il PDF della presentazione ad Angelo e Michael in maniera tale che lo possano girare. Sono a disposizione per rispondere alle vostre domande. Come vi ho detto, il prossimo appuntamento è il 18 di aprile al workshop che faremo dedicato al Lightning Decision Jam, in cui appunto ci sporcheremo le mani utilizzando i post-it e utilizzando una parte del design sprint. Ottimo, giusto. Ha fatto bene a ricordarlo. Adesso... Ecco, una cosa che magari... se questo weekend non sapete che cosa fare, io ve lo dico, c'è un hackathon che ci riguarda tutti da vicino, è Hack for Italy, ed è un hackathon dedicato a trovare soluzioni sul coronavirus. Per cui è una call che mi hanno chiesto di condividere. Io la condivido, me l'hanno comunicato ieri, la condivido anche con voi, per cui stanno cercando sia esperti di marketing, sia sviluppatori, sia esperti di UX UI, Scrum Master, per appunto trovare delle soluzioni al problema del coronavirus. Link, Daniela, link, intendi a Hack for Italy. Punto online. Intanto che tu lasci il link, io voglio ricordare che la slide che sto proiettando è quella che vi permette di lasciare un feedback sul talk di Andrea, e vi chiedo appunto di lasciare un feedback onesto, perché lo andremo a vedere adesso in diretta. Oh, caspita. E questo è uno strumento potentissimo che si chiama menti.com e che permette di fare un giochino del genere. Quindi, come vedete, i vostri feedback appaiono in diretta. Lasciamo giusto un minutino per far formare la nuvola dei tag. Che bello. Basta andare su menti.com e usare il codice che vedete, 976402. Non lo conoscevo, molto interessante questo. Molto carino, lo stiamo utilizzando le ultime volte. E di solito c'è sempre una fase iniziale dove si è un po' timidi a lasciare
proprio feedback e poi comincia a arrivarne altri, ecco. Aspettiamo giusto un minutino. Comunque, se riguardo alle domande di Scrum, Daniela, poi vogliamo parlarne tranquillamente, posso coinvolgere anche il mio socio che ha più esperienza, ha avuto più esperienza di me, è stato anche a fare dei workshop a Dubai, per cui lui ha una competenza anche di Scrum, per cui possiamo eventualmente rispondere esaurientemente alle tue domande, se vuoi contattarmi privatamente per avere. Ok, grazie. Grazie, certo. Ok, direi che un po' di feedback che sono arrivati, Andrea, e poi te li passo perché poi anche qui si può generare un PDF. Ah, caspita, che ti vado a passare, te li puoi... Andrea for President addirittura. Troppo buoni. Beh, no, io vi ringrazio tutti, è stato un piacere. Mi fa piacere appunto di essere stato, di avervi coinvolto e spero di vedervi a uno degli eventi in maniera tale da poterci conoscere non virtualmente ma offline. E poter lavorare sui vostri progetti o sulle vostre idee e poter condividere le mie esperienze e potervi aiutare con la mia esperienza. Assolutamente, grazie a te, ma non te ne andare perché adesso farò gli ultimi annunci e poi l'estrazione finale della licenza JetBrains.